He pronounces his homily. Jesus' final words in the Gospel we have just heard sum up the meaning of his mission. I came that they may have life and have it abundantly. This is what a good shepherd does. He gives his life for his sheep. Jesus, like a shepherd who goes in search of his flock, came to find us when we were lost. Like a shepherd, he came to snatch us from death. Like a shepherd who knows each of his sheep and loves them with infinite tenderness, he brought us back to the Father's fold and made us his children. Összefoglalják küldetésének lényegét. Én ezért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben. And with each phrase you'll hear the translation into Hungarian. Jézus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszett. And we will follow the practice here and let the Holy Father speak in Italian, and I will continue the translations in English over the Hungarian speaker. Contempliamo allora l'immagine del buon pastore e soffermiamoci su due azioni che, secondo il Vangelo, egli compie per le sue pecore. Dapprima le chiama, poi le conduce fuori. Anzitutto chiama le sue pecore. All'inizio della nostra storia di salvezza non ci siamo noi con i nostri meriti, le nostre capacità, le nostre strutture. All'origine c'è la chiamata di Dio, il suo desiderio di raggiungerci, la sua sollecitudine verso ciascuno di noi, l'abbondanza della sua misericordia, che vuole salvarci dal peccato e dalla morte, per donarci la vita in abbondanza e la gioia senza fine. Gesù è venuto come buon pastore dell'umanità per chiamarci e riportarci a casa. Allora noi, facendo memoria grata, possiamo ricordare il suo amore per noi che eravamo lontani da Lui. Sì, mentre noi tutti eravamo sperduti come un gregge, e ognuno di noi seguiva la sua strada, Lui si è addossato le nostre iniquità e si è caricato delle nostre colpe, riportandoci nel cuore del Padre. Szemléljük hát a jó pásztor képét, és időzünk el két cselekedeténél, amelyeket az evangélium... First, he calls his sheep by name. The history of salvation does not begin with us, with our merits, our abilities, and our structures. It begins with the call of God, with His desire to come to us, with His concern for each one of us, with the abundance of His mercy. The Lord wants to save us from sin and death, to give us life in abundance and joy without end. Jesus came as the Good Shepherd of humanity to call us and bring us home. With gratitude, all of us can think back on the love He showed us when we had wandered far from Him. When we, like sheep, had gone astray, and each one of us turned to his own way, Jesus took upon himself our iniquities and bore our sins, leading us back to the Father's heart. Hogy nevünkön szólítson és hazavezessen minket. Ezért mi hálatelt szívvel emlékezhetünk meg az ő szeretetéről, amit már akkor tanúsított irántunk, amikor még távol voltunk tőle. Igen, miközben mi minnyájan, mint a juhok tévelyektünk, és ki-ki a maga útjára tért, ő magára vette gyarlóságainkat, és maga hordozta vétkeink terhét, hogy visszavigye minket az Atya szívéhez. Così abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. This is what we heard from the Apostle Peter in today's second reading. You were going astray like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. In ogni situazione della vita, in ciò che portiamo nel cuore, nei nostri smarrimenti, nelle nostre paure, nel senso di sconfitta che a volte ci assale, nella prigione della tristezza che rischia di ingabbiarci,
Egli ci chiama. Viene come buon pastore e ci chiama per nome, per dirci quanto siamo preziosi ai suoi occhi, per curare le nostre ferite e prendere su di sé le nostre debolezze, per raccoglierci in unità nel suo vile e renderci familiari con il Padre e tra di noi. Today too, Jesus calls us in every situation, at all those times when we feel confused and fearful, overwhelmed and burdened by sorrow and self-pity. He comes to us as the Good Shepherd. He calls us by name and tells us how precious we are in His eyes. He heals our wounds, takes upon Himself our frailties, and gathers us into the unity of His fold as children of the Father and brothers and sisters of one another. Ő hív minket. Jó pásztorként jön, és nevünkön szólít minket, hogy elmondja, az ő szemében milyen értékesek vagyunk. Jön, hogy meggyógyítsa a sebeinket, és magára vegye gyengeségeinket, hogy az ő nyájában egységre hívja minket, és megismerjük az Atyát és egymást. Fratelli e sorelle, mentre siamo qui questa mattina sentiamo la gioia di essere il popolo santo di Dio. Tutti noi nasciamo dalla sua chiamata. È Lui che ci ha convocati e per questo siamo suo popolo, suo gregge, sua chiesa. Ci ha radunati qui affinché, pur essendo tra noi diversi e appartenendo a comunità differenti, la grandezza del suo amore ci riunisca tutti in un unico abbraccio. È bello trovarci insieme, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli laici, ed è bello condividere questa gioia insieme alle delegazioni ecumeniche, ai capi della comunità ebraica, ai rappresentanti delle istituzioni civili e del corpo diplomatico. Questa è cattolicità, tutti noi, chiamati per nome dal buon pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai un ovile escludente. E perciò siamo tutti chiamati a coltivare relazioni di fraternità, di collaborazione, senza dividerci tra noi, senza considerare la nostra comunità come un ambiente riservato, senza farsi prendere dalla preoccupazione di difendere ciascuno il proprio spazio, ma aprendoci all'amore vicendevole. Testvérek, ahogy ma reggel itt vagyunk, and so, brothers and sisters, this morning in this place, we sense the joy of our being God's holy people. All of us were born of His call. He called us together, and so we are His people, His flock, His church. Though we are diverse and come from different communities, the Lord has brought us together so that His immense love can enfold us in one embrace. It is good for us to be together, bishops and priests, religious and lay faithful. And it is beautiful to share this joy of ours with the ecumenical delegations, the leaders of the Jewish community, the representatives of civil institutions, and the diplomatic corps. This is the meaning of Catholicity. We Christians, all of us called by the name by the Good Shepherd, are summoned to receive and spread His love, to make His fold inclusive and never to exclude others. It follows that all of us are called to cultivate relationships of fraternity and cooperation, avoiding divisions, not retreating into our own community, not concerned to stake out our individual territory, but rather opening our hearts to mutual love. És ezért mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy ápoljuk a testvériség és az együttműködés kötelékeit megoszlás nélkül, anélkül, hogy közösségünket saját tulajdonunknak tekintenénk, anélkül, hogy elmerülnénk a saját területünk védelme fölötti aggodásban, hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt. Dopo aver chiamato le pecore, il pastore le conduce fuori.
Prima li ha fatti entrare nell'ovile chiamandole, ora li spinge fuori. Prima venivano radunati nella famiglia di Dio per essere costituiti il suo popolo, poi però siano inviati nel mondo affinché con coraggio e senza paura diventiamo annunciatori della nuova notizia, testimoni dell'amore che ci ha rigenerati. Questo movimento, doppio movimento, entrare e uscire, possiamo coglierlo da un'altra immagine che Gesù usa, quella della porta. Egli dice: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Riascoltiamo bene questo: entrerà e uscirà. Da una parte Gesù è la porta che si è spalancata per farci entrare nella comunione del Padre e sperimentare la sua misericordia. Ma, come tutti sanno, una porta serve oltre che per entrare, anche per uscire dal luogo in cui si trova. E allora, dopo averci ricondotti nell'abbraccio di Dio, nell'ovile della Chiesa, Gesù è la porta che ci fa uscire verso il mondo. Egli ci spinge ad andare incontro ai fratelli, ricordiamolo bene tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a questo, a uscire dalle nostre comodità e ad avere il coraggio di raggiungere ogni periferia che ha bisogno della luce del Vangelo. Miután a pastor nevén szólította juhait, kivezeti őket. After calling his sheep, the shepherd leads them out. First he brought them into the fold, calling them by name, now he sends them forth. We too were first gathered into God's family to become his people. Then we too were sent out into the world so that courageously and fearlessly we might become heralds of the good news, witnesses of the love that has given us new birth. We can appreciate this process of entering and leaving from yet another image that Jesus uses. He says, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Let us listen to those words again. He will go in and out. On the one hand, Jesus is the wide open door that enables us to enter into the Father's fellowship and experience his mercy. Yet, as we all know, open doors are not only for entering, but also for leaving. After bringing us back into God's embrace and into the fold of the Church, Jesus is the door that leads us back into the world. He urges us to go forth to encounter our brothers and sisters. Let us never forget that all of us, without exception, are called to this. We are called to step out of our comfort zones and find the courage to reach out to all those peripheries that need the light of the gospel. Jézus az a kapu, amely a világba irányít minket. Arra buzdít, hogy menjünk ki és találkozunk testvéreinkkel. Ezt jegyezzük meg jól mindannyian. Senkit sem kizárva ebből a mindannyianból. Erre kaptunk meghívást, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Fratelli e sorelle, essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare come Gesù una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela al perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte.
cerchiamo di essere anche noi, con le parole, i gesti, l'attività quotidiana, come Gesù, una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore. Testvérek, a kifelé lépés. Brothers and sisters, going forth means that we, like Jesus, must become open doors. How sad and painful it is to see closed doors, the closed doors of our selfishness with regard to others, the closed doors of our individualism amid a society of growing isolation, the closed doors of our indifference towards the underprivileged and those who suffer, the doors we close toward those who are foreign or unlike us, towards migrants or the poor. Closed doors also within our ecclesial communities, doors closed to other people, closed to the world, closed to those who are irregular, closed to those who long for God's forgiveness. Brothers and sisters, please, please let us open those doors. Let us try to be, in our words, deeds, and daily activities, like Jesus, an open door, a door that is never shut in anyone's face, a door that enables everyone to enter and experience the beauty of the Lord's love and forgiveness. Kérlek benneteket, kérlek benneteket, nyissuk ki a kapukat. Próbáljunk mi is szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel olyanok lenni, mint Jézus, nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet, és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Ripeto questo soprattutto a me stesso, ai fratelli vescovi, ai sacerdoti, a noi pastori. Perché il pastore, dice Gesù, non è un brigante o un ladro, non approfitta, cioè, del suo ruolo, non opprime il gregge che gli è affidato, non ruba lo spazio ai fratelli laici, non esercita un'autorità rigida. Fratelli, incoraggiamoci ad essere porte sempre più aperte, facilitatori. Questa è la parola, facilitatori della grazia di Dio, esperti in vicinanza, disposti a offrire la vita, così come Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro tutto, ci insegna a braccia aperte dalla cattedra della croce e ci mostra ogni volta sull'altare, pane vivo spezzato per noi. Lo dico anche ai fratelli e alle sorelle laici, ai catechisti, agli operatori pastorali, a chi ha responsabilità politica e sociale, a coloro che semplicemente portano avanti la loro vita quotidiana, talvolta con fatica. Siate porte aperte, siate porte aperte. Lasciamo entrare nel cuore il Signore della vita, la sua parola che consola e guarisce, per noi uscire poi e essere noi stessi porte aperte della società, essere aperti e inclusivi gli uni verso gli altri per aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità via della pace. Ez különösen magamnak, illetve püspök és pap testvéreinek ismétlem, nekünk pásztoroknak. I repeat this especially to myself and to my brother bishops and priests, to those of us who are shepherds. Jesus tells us that a good shepherd is neither a robber nor a thief. In other words, he does not take advantage of his role. He does not lord it over the flock entrusted to his care. He does not occupy spaces that belong to his lay brothers and sisters. He does not exercise inflexible authority. Let us encourage one another to be increasingly open doors, facilitators, that's the word, facilitators, of God's grace, masters of closeness. Let us be ready to offer our lives, even as Christ, our Lord and our all, teaches us with open arms from the throne of the cross and shows us daily as the living bread broken for us on the altar.
I say this also to our lay brothers and sisters, to catechists and pastoral workers, to those with political and social responsibilities, and to those who simply go about their daily lives, which at times are not easy. Be open doors. Let the Lord of life enter our hearts with his words of consolation and healing, so that we can then go forth as open doors within society. Be open and inclusive then, and in this way, help Hungary to grow in fraternity, which is the path of peace. Utána pedig lépjünk ki, és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban. Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot, a testvériség és a béke útján növekedni. Carissimi, Gesù buon pastore ci chiama per nome e si prende cura di noi con infinita tenerezza. Egli è la porta e chi entra attraverso di lui ha la vita eterna. Egli dunque è il nostro futuro, un futuro di vita in abbondanza. Perciò non scoraggiamoci mai, non lasciamoci mai rubare la gioia e la pace che lui ci ha donato. Non chiudiamoci nei problemi e nell'apatia. Lasciamoci accompagnare dal nostro pastore. Con lui la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane e l'Ungheria tutta risplendano di vita nuova. Szeretteim, Jézus a jó pásztor. Dear brothers and sisters, Jesus the Good Shepherd calls us by name and cares for us with infinitely tender love. He is the door, and all who enter through him have eternal life. He is our future, a future of life in abundance. Let us never be discouraged. Let us never be robbed of the joy and peace he has given us. Let us never withdraw into our own problems or turn away from others in apathy. May the Good Shepherd accompany us always. With him, our lives, our families, our communities, and all of Hungary will flourish with new and abundant life. A családjaink, keresztény közösségeink és egész Magyarország. The words of our Holy Father in his homily. And at the conclusion of the homily, we pause for a few moments in prayer and reflection on